Amici di LVGA, bentornati ragazzi, episodio 209 Dragon Ball Z. Siamo all'inizio del torneo mondiale e vediamo quello che succede. Sta per iniziare, vediamo cosa che succede. Vamos. Iniziamo. Ah, già iniziato così. Saranno le eliminatorie. What the fuck? O si stanno allenando? Boh. Ah, forse sì. Ah. O si fanno così vedere un po'. Dove? Gohan è già arrivato. Ehi là, Videl! Ma lei non mi ricordo, ha capito che è Great Saiyan o no? Sì, sì, è grazie a lei che partecipa al torneo. L'ha ricattato, ti ricordi? Ah, giusto, brava. Oh, cazzo. Oddio. Cosa fa? Ci prova. Ah, le piace Videl. Sei sicuro? Cosa ne diresti se dopo la vittoria... Occhi solo per Gohan. Eh sì. Dove sei? Tu assomigli tantissimo a tuo padre, siete due gocce d'acqua. Era davvero forte come dico. Oh, non saprei. È strano però, a vederlo così non si direbbe affatto. Mio padre sembra molto più muscoloso e robusto di lui. Madonna, è tutto suo padre. Trunks. Proprio uno spocchioso. Ma poi non è vero, Goku è più alto e muscoloso, cioè, boh. Tra l'altro, però vabbè, anche la visione di un bambino. Ma per ogni bambino il papà è più forte. Esatto, sai. No, però anche l'atteggiamento, però vabbè. Sì. Ma è il guerriero più potente di tutta la galassia. Porchino. Secondo me stavi molto meglio con la zucca pelata. È vero. Oh, beh, ecco, in realtà è una lunga storia. Glielo avrà detto lei. Colone tra virgola C18. Ehi, aspetta, sei proprio tu, vero? Era ora che ti accorgessi di me, testa di rasa. Adesso siamo marito e moglie. Che cosa? Stai cercando di dirmi che hai compiuto anche tu il grande passo? E abbiamo anche una bambina. Urca! Una sorpresa! Mi è mancato, Goku. Urca! Ti ha solo dei circuiti al posto del cervello, ma il suo corpo resta sempre quello di un essere umano. Ecco! Okay. Quindi ha solo al posto del cervello una macchina. Però il corpo è di una femmina. Cioè, io credevo fosse tutto di metallo. No, ok. Questo è un dettaglio interessante. Finalmente mi mancava questa. Ottimo, quindi anche ci dice. Quindi è per quello anche C17. Poi in Super fa una famiglia, mi sembra. L'abbiamo visto. Che non mi ricordo gli animali. Che si prende cura della foresta, però mi sembra che ha anche una famiglia. Mi pare che abbia anche una famiglia. Non l'abbiamo vista tanto. No. Boh, forse sbaglio, però vabbè. Mi sembra. Congratulazioni allora. Ah, sei qui. Io devo andare ora. Ehi, tu aspetta un attimo, dimmi chi sei. Mi sembra che siate molto amici o sbaglio? No, non ti sbagli affatto. Noi combattiamo insieme per difendere i principi di onestà e giustizia. Sì, io voglio sapere chi sei in realtà. Per caso sei geloso di lui? Ti dà fastidio che siamo amici, vero? No, neanche per su. No. Videl, che stai facendo? No, lasciami la mano, non è il caso. Lo vuole far ingelosire. Palese. Vabbè, sono adolescenti, dai. Scusate, voi da dove venite? Io mi ero facendo. Dai, un cazzo. Posso chiedervi da dove venite? Da dove dici? Beh, ecco. Dal paradiso. Mi riguarda, vengo dall'aldilà. Come? Che scemo. E anche l'aureola. Ma tra l'altro non la vedono loro, scusami. Sì, sì, la vedono. Però pensa anche sia un costume. È un tipo molto spiritoso. Chiama Bravo. Che bravo! Uffa, però non è giusto. Io volevo essere nel girone degli adulti. Che sfortuna! Chi è? Giotaro. 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 No, mi sa che è Giotaro. No, lei ha un colorito un po' strano, si sente poco bene, per caso? Sto magnificamente, sono sempre stato di questo colore. Sono sempre stato di questo colore. Bene, possiamo andare. Cos'è che vuole? State attento. L'hanno calpestato! Per scattarti una bella foto e smascherarti, carino. Già migliori amici, Trunks e Goku. Bello, mi piace.
Quanti? Non credere. Militari press. Non immaginavo che ci fosse così tanta gente. Beh, il torneo mondiale. Sì. Siamo in tanti. Guarda chi si vede! Ehi ragazzi, noi ci conosciamo, vi ricordate di me? Ma che bella sorpresa mi hai passato di tempo dall'ultima volta che ti ho visto combattere, Goku! Dragon Ball. Ho immaginato. Tu a sconfiggerlo, vero? E non Mister Satan. Senza di voi il tradizionale torneo sarebbe una noia mortale. Non immaginate nemmeno quanto sia basso il livello generale dei concorrenti. Che grande. Oh. Che bello. Oh, tu vedi di non distruggere tutto quanto come hai fatto l'ultima volta, mi raccomando. Non prometto niente. Con la vostra partecipazione il campionato di quest'anno sarà ricco di colpi di scena, me lo sento! Trossel ci ha lasciato le penne purtroppo e così ora abito nell'aldilà. Oggi sono qui in visita. Poi lui lo dice con nonchalance proprio. Sono un po' bizzarra. A quanto pare mio padre è molto conosciuto in quest'ambiente. Io sarei pronto a scommettere che passerete tutti le eliminatorie. Satan! Satan! Ancora questo qua. È geloso, sei messo geloso in vita tua. Vuole togliergli gli occhiali. Ultra istinto. Che cazzo? Genio. Genio. Un sensore di potenza per misurare la forza. I 15 concorrenti che otterranno il punto. Questo me lo ricordo. Avranno superato l'eliminatore. Dal Kakarot. Sì. Cos'è un sensore di potenza? Qualcuno di voi lo sa? Che devono fare attenzione a misurare la forza. È tipo Vegeta lo spacca. Sì. Me lo ricordo. Però voglio vederlo, mai visto. Sì, perfetto, e ora levateli. No! Ah! Che biella. Vediamo cosa fa il punteggio. Sono curiosa questo. Come minimo saremo in 6 a superare. No. Dillo, Krillin. Ce l'ho fatta! Ma adesso dai! Basta. C'è un limite alla sopportazione. No, veramente ha rotto, basta. Bravo. Le distrugge tutte! Ah, grande! E non l'ho guardato! Ah, tutti i miei sforzi andati in fuori. Grande! Ottimo. Ma queste mi sa che erano quelle che fai la foto e dopo devi svilupparle, per quello. Ah, è vero, bravo! Eh sì, siamo negli anni 90 qua, no? È vero, vai? È opera tua, vero? Già. Grazie, Yu. Che bravo sì, papi! È davvero molto strano, Yu, amici! Ma to Yu, amici! Signori, questo è un risultato altissimo. Ha raggiunto 137 punti. Potentissimo. Dai, vogliamo vedere gli altri però. Ha già sudato, c'ha già il fiatone. Sei in gamba, papà. Videl secondo me fa più di lui. Sì. Tutti i concorrenti sono pregati di mettersi in fila davanti alla macchina. Mi sa tanto che il maestro Satan vincerà anche questo campionato. Buona fortuna, ragazzi. Non è giusto. Però il numero 16, 77 punti. Penoso. Il numero 84, per favore, contieni la tua forza o distruggerai la macchina. Minchia, con le mani in tasca. Come, come? Cosa? E guarda che non è così facile per me. Bene, l'abbiamo riparata. Vuole riprovare, signora? È difficile. Come fai? 203 punti. 192 punti. Porca miseria. 186. 186 punti. Quanti? 186. Ah. Numero 87. 210 punti. Mi sa tanto che la macchina si è guastata di nuovo. Guardatevi. No. Mi fa spaccare. Questa scena è bellissima. Americani, giuro. Lui deve far vedere che è fortissimo. Guarda che danno. Vegeta non è riuscito a trattenere la propria. Boh, almeno ha fatto vedere che loro sono forti di fronte a una potenza così devastante. Non stanno scherzando, sì. Come previsto. Bello. Spostatevi.
senza pudore. Bello, dai, bene, bene, bene. Stiamo per iniziare questo torneo, finalmente. Ci stavo, Beh, carina. Niente da dire, puntata carina, comunque. Ti è piaciuta, no? Sì, 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 assolutamente. Il finale simpatico, dai, di Vegeta che spacca la macchina. Anche loro che... Ma questo me lo ricordavo, perché avendo giocato a Kakarot, io si vede questa cosa e me lo ricordavo perché era divertente, sì sì. Simile, poi è una cosa bene. Divertente, quindi che ci si ricorda anche molto bene. Sì, Satan solito rompicoglioni, ma vabbè, andiamo avanti. Ragazzi, come sempre, un bel commento, un bel like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo episodio di DBZ. Ciao!